Il Comune di Teramo, su richiesta del Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani d'Abruzzo, ha intitolato il Parco sul Vezzola lungo il percorso fluviale al volontario tecnico dell'Elisoccorso Davide De Carolis, a 5 anni dalla tragedia avvenuta sulle montagne di Campo Felice, nell'Aquilano. Come è noto, in quel periodo così drammatico, con terremoto e straordinarie nevicate, un elicottero si era levato in volo per recuperare uno sciatore ferito. Tra i componenti dell'equipaggio di soccorso c'era anche Davide De Carolis, volontario teramano. L'elicottero non giunse mai all'ospedale dell'Aquila, dove era diretto, perché si infranse contro una montagna a causa della visibilità estremamente scarsa. Un amico, un collega, è una grandissima persona, una persona dall'animo buono, una persona che per quello che l'ho conosciuto io si è sempre speso per gli altri. L'ha fatto fino all'ultimo giorno, pochi giorni prima, come tutti sapete, eravamo impegnati a Rigopiano e come tutti ha dato il suo contributo. Quindi una persona che manca, una persona che se ce ne fossero tante come lui sarebbe un mondo migliore. L'iniziativa è partita dal movimento degli adulti scout e non poteva essere altrimenti perché Davide era uno scout e ha manifestato il suo essere scout in tutti gli attimi della sua vita. Oltre che essere uno scout, è stato anche uno psicologo e ha voluto portare i giovani speciali con delle difficoltà di una ASL di Roma in montagna perché riacquistassero un'armonia interiore, uno stato di benessere personale, quindi credeva moltissimo in questa possibilità che i giovani si potessero rigenerare attraverso il rapporto con la natura e con l'ambiente. Quindi è veramente stata un segnale, una grande traccia che ha lasciato nel suo cammino. Non è soltanto un'intitolazione, è un ricordo di una figura straordinaria, di un figlio della nostra comunità, di un eroe che ha dato la vita per gli altri attraverso quel sacrificio di quella giornata tragica. E oggi ricordiamo questo momento con un'intitolazione che abbiamo fortemente voluto. C'è stata la sensibilità del prefetto ad aver riconosciuto comunque la deroga in termini temporali, segno che la vita di Davide e il suo esempio non costituiscono solo un momento importante per la nostra città, ma un esempio che travalica i confini. E quel sorriso, il sorriso di Davide, della nostra generazione, è un sorriso che ha accompagnato tutta la sua vita.